Oroscopo di domenica 20 settembre, Santa Candida. Ariete, Venere da oggi non è più amica, ma potete sempre contare sull'appoggio di una splendida luna. Insomma, non c'è problema, interessi culturali in primo piano. Toro, emozioni un po' in discesa in questa domenica, ma il senso di sicurezza che riuscite a trasmettere alla persona che amate la fa sentire davvero in una botte di ferro. Amici dei Gemelli, siete rigidi, severi, più con gli altri che con voi stessi. Va da sé che sopportarvi in questa versione per il partner sarà una fatica improba. Cancro, mama, non mama, vi divertite ancora a sfogliare la margherita dell'amore in questa domenica? Qualche lieve dubbio prontamente sarà fugato da un dolce incontro. Amici del Leone, siete un po' demoralizzati e stressati per i numerosi impegni e le delusioni che sono arrivate in settimana con quella espressione dipinta in volto, non siete certo una preda ambita, riflettete. Vergine, concretezza e senso pratico. In coppia diventano dei veri e propri cavalli di battaglia, quindi il vostro compagno si sente oggi protetto, al sicuro. Bilancia, ci sono un po' di malumori e divergenze con la persona del cuore che non hanno niente a che vedere con eventuali incompatibilità, è solo che siete molto tesi quest'oggi. Scorpione, dolcezza, sguardi languidi sono le vostre armi non convenzionali, grazie alle quali in questa domenica riuscite a farvi perdonare degli errori e anche qualche distrazione. Amici del Sagittario, niente vi soddisfa, tutto vi innervosisce. L'unico modo per non arrivare ai ferri corti con il partner è rifugiarsi proprio su un'isola deserta. Capricorno, imprimete un'organizzazione più razionale anche alla vita di coppia, ma senza intaccare la freschezza dei sentimenti. Siete dei maghi in questo. Amici dell'Acquario, siete sicuri di voi, decisionisti. Difficilmente vi viene in mente di coinvolgere la persona che amate nelle vostre decisioni. Senza accorgervene potreste riprendere anche una cattiva abitudine. Amici dei Pesci, il vostro compagno continua a sperare che presto o tardi vi accorgiate anche delle sue esigenze. Ma con Venere, da oggi opposta al segno, sarà abbastanza difficile.